siccome noi abbiamo a che fare con pazienti, è molto importante vedere questo percorso che dalla fisiopatologia alla biologia ci porta verso la clinica, e per applicare le cose nella pratica clinica ci vuole evidenza scientifica. E chi meglio del professor Rossetti potrebbe spiegarci quale evidenze sono ora presenti in questo argomento? Grazie Carlo, vedo comunque che stai ridendo, quindi ok. Allora, sorrido perché è pregusto. Ok, pregusto. Allora, studi in progress la clinica. Allora, fermo restando che abbiamo tutti capito che il glaucoma è una malattia neurodegenerativa. Nella definizione che si sta dando oggi, la nuova definizione di glaucoma, non compare neanche la pressione dell'occhio, cioè la pressione dell'occhio rimane un fattore di rischio, ma non ha nulla a che vedere con la natura della malattia glaucomatosa. E questo è stato dimostrato da tutta una serie di evidenze sperimentali che avete visto fin qui. Certamente, oltre al dato di una migliore conoscenza sulla patogenesi del glaucoma, c'è anche un dato clinico che ci viene dagli studi clinici controllati, ma che ci viene anche dalla nostra esperienza quotidiana. Tutti noi abbiamo dei pazienti, tanti, tantissimi pazienti, soprattutto più glaucomi vediamo, più siamo convinti di questo, che peggiorano nonostante i nostri sforzi di trattare la malattia nella migliore delle maniere, migliora le maniere che crediamo noi chiaramente, però li vediamo peggiorare. Da qui nasce il concetto di neuroprotezione. Dal punto di vista clinico io sono così, farei una scommessa, non saprei dire in quanto tempo, ma sono sicuro che noi cureremo la malattia glaucomatosa trattando le ganglionari in futuro e non certo un fattore di rischio come la pressione dell'occhio. Certamente oggi non è così, quindi trattare la pressione dell'occhio oggi è il caposaldo della nostra terapia. Trattare quindi con la neuroprotezione il glaucoma indipendentemente da quello che è la riduzione della pressione dell'occhio. Questa cosa si è via via venuta a creare negli anni e addirittura ha trovato un posto nell'EGS, nelle linee guida dell'ultima versione. La neuroprotezione comunque è considerata, si dicono tutti i limiti pratici e conoscitivi che ci sono al momento, ma comunque la neuroprotezione è considerata come una forma di terapia. Chiaramente la natura del glaucoma rallenta lo sviluppo di farmaci neuroprotettori, perché la malattia ha un decorso lungo, lento, c'è una variabilità interindividuale della velocità di progressione. Pensiamo alle curve dell'early manifest glaucoma trial, nella storia naturale della malattia, le variabilità delle misure di outcome. Pensate ai nostri pazienti che fanno i campi visivi, oggi lo fanno bene, domani lo fanno male. È difficile riuscire a vedere un effetto della neuroprotezione. E poi soprattutto la cosa più importante è che noi, diversamente da quando andiamo a trattare la sclerosi laterale amiotrofica, che non so come si tratti, ma sicuramente non si tratta in maniera efficace, invece abbiamo degli agenti ipotonizzanti, abbiamo i farmaci, abbiamo la chirurgia, che sono estremamente efficaci nel ridurre la progressione della malattia. Gli effetti collaterali devono essere ridotti. Quando studiavamo la memantina, un conto è studiare un farmaco su un soggetto con una demenza grave, un altro conto è studiarlo su un soggetto glaucomatoso che non vuole effetti collaterali centrali, chiaramente. E questo vi spiega i risultati di una ricerca su PubMed che possiamo fare sulla neuroprotezione. Vediamo neuroprotezione farmaci, 73.000 voci, due sole revisioni sistematiche dei clinical trial, che sono due revisioni Cochrane, una dietro l'altra, uscite dopo che è stato pubblicato il Logiz. C'è evidenza, la figura a sinistra l'avete appena vista dal professor Nucci, che secondo me è la dimostrazione che la neuroprotezione si può fare. È la prova provata che se noi rendiamo la cellula ganglionare robusta abbastanza per resistere alla pressione, la cellula non muore. Quindi questo secondo me è un concetto importantissimo. E dall'altra il Logiz, perché il Logiz è uno studio che con dei limiti, però uno studio che dimostra in maniera inequivocabile che da un punto di vista clinico possiamo fare della neuroprotezione. Ci sono tante strategie, l'avete viste prima con Carlo Nucci. Io andrei rapidamente alla parte clinica. Certamente la memantina
un fallimento, 180 milioni di dollari sprecati. Gli studi sono stati pubblicati quest'anno, per la prima volta è uscito in agosto di quest'anno i risultati della memantina, che non ha raggiunto gli endpoint sufficienti per avere l'approvazione dell'FDA, eccetera. Memantina che aveva un ruolo molto importante potenzialmente, perché era ben tollerata e funzionava soltanto se erano aumentate le concentrazioni di glutamato. Quindi se il glutamato era normale, la memantina non funzionava e non aveva effetti collaterali, quindi molto intelligente, purtroppo però senza efficacia. Abbiamo sentito parlare di disfunzione mitocondriale, ci sono tutta una serie di evidenze sperimentali, ma anche cliniche, che ci vengono dalla genetica, che il funzionamento, il metabolismo dei mitocondri abbia un ruolo anche nel glaucoma. E al di là di quelle che sono le considerazioni di carattere così più di ricerca di base che avete già sentito, io vi farei vedere quello che succede per la neuroticopatia ereditaria di Leber, in cui sappiamo che c'è un fattore genetico, una mutazione che porta a un mancato funzionamento ottimale dei mitocondri, che causano poi una neurodegenerazione, con una situazione non proprio similissima, ma che ha molte analogie con il glaucoma cronico. Bene, se noi utilizziamo l'idebenone che è un parente del coenzima Q10, che noi abbiamo anche in collirio come potenziale neuroprotettore, bene, l'idebenone anche nel lungo termine è associato a un mantenimento del visus, a un miglioramento, a un mantenimento nel tempo del visus nei soggetti trattati. È una terapia che è molto costosa, sono più di 8.000 euro a ciclo, ovviamente si fa per pochi pazienti, perché la malattia è molto rara, ma questa è la dimostrazione ancora una volta che se io vado a migliorare il metabolismo cellulare posso avere un effetto clinico che misuro sull'acutezza visiva. Quindi sicuramente un concetto molto importante, perché i mitocondri, l'avete sicuramente sentito prima di me, i mitocondri reggono l'apoptosi della cellula, quindi hanno un ottimo, sono un ottimo punto da rinforzare tutte le volte che abbiamo stress ossidativo. E stress ossidativo si crea per tante condizioni, sia a livello della camera anteriore, ma anche a livello retinico. Io andrei rapidamente al fatto che in modelli sperimentali è stato visto che noi possiamo... Che c'è? Il professor Manni si lamenta perché non sa chi è Sacca. Che abbiamo dimostrato che c'è un danno del DNA mitocondriale nei soggetti glaucomatosi rispetto ai soggetti di controllo. Questa è una prova in più che il danno ossidativo da una parte, ma la funzione del mitocondrio dall'altra, devono essere costituiscono un problema come minimo da affrontare tutte le volte che parliamo di patogenesi del glaucoma. Non ultimo il fatto, e questa è una teoria chiaramente che va dimostrata, che c'è un'ottima possibilità di comunicazione tra la camera anteriore e la retina, e quindi tutto quello che di ossidato e così pericoloso da un punto di vista dell'induzione dell'apoptosi succede a livello, per esempio, trabeculare, può essere trasmesso a livello della retina e portare anche a livello dove ci sono le ganglionari dei fenomeni ossidativi che inducono apoptosi, quindi vanno a peggiorare la malattia. È chiaro che questa è teoria, ma aspettiamo che Sergio dimostri questa cosa in pratica. La ginkgo biloba di fatto, provata, questa è una pubblicazione su Ophthalmology, un po' datata, ma pur sempre su Ophthalmology, che ci fa vedere che la ginkgo biloba ha un effetto antiossidante molto marcato, rinforza anche qui il concetto che l'antiossidante può avere un'azione di tipo neuroprotettivo. Questi erano soggetti con glaucoma a bassa pressione e il gruppo di Luciano 40 ha dimostrato un effetto positivo sul campo visivo. La citicolina ha un'azione completamente diversa rispetto agli agenti antiossidanti di cui abbiamo parlato, ma vi farei vedere un'esperienza, un solo grafico, un'esperienza che abbiamo avuto noi. La citicolina riduce in questo studio la velocità di progressione nei soggetti glaucomatosi, quindi sicuramente una possibile arma in più come neuroprotettore sui nostri pazienti.
Gli alfa agonisti non entro nei dettagli, ma gli alfa agonisti hanno una grossa ricerca di tipo di base. Andrei sul Logitz, guardate queste curve di sopravvivenza. Questo è uno studio che è uscito sull'American Journal of Ophthalmology. Guardate quanto sono separate le curve dei pazienti che progredivano col timololo e di quelli che progredivano con la brimonidina. È ovvio che la brimonidina dà allergia in un paziente su 4, forse anche uno su 3. Ecco, e questo lo sappiamo perché gli alfa adrenergici sono così, però guardate sulla progressione. Questo grafico vi dice una cosa così molto razionale da interpretare: nei soggetti che non sviluppano allergia, l'effetto che mi aspetto potrebbe essere questo. Non ha avuto la risonanza probabilmente meritata per vari motivi di cui non entro nei dettagli, però sicuramente questa è un'evidenza clinica estremamente importante. C'è evidenza anche sull'accumulo di sostanze proteiche. La beta amiloide sicuramente in modelli animali del glaucoma può avere la sua importanza, quindi abbiamo tutta una serie di analogie tra la malattia di Alzheimer e il glaucoma. E per esempio ci sono degli studi importanti, e qui vi faccio vedere, non hanno niente a che vedere con il glaucoma, si riferiscono a pazienti con l'Alzheimer, dove sicuramente l'omotaurina, che ovviamente ha un effetto importante sull'accumulo della beta amiloide, ha avuto un effetto positivo sulla perdita di volume dell'ippocampo, ma anche, per esempio, sempre nei pazienti con Alzheimer, nel prevenire il declino cognitivo. Dovendo concludere appunto in maniera pratica sulla clinica nei nostri pazienti, direi che non si scappa: il glaucoma è una malattia neurodegenerativa. La pressione oculare è certamente il principale fattore di rischio, non l'unico. Le evidenze scientifiche suggeriscono sicuramente di associare la neuroprotezione alla terapia antipertensiva. La terapia antipertensiva, non vorrei che passasse il messaggio che non dobbiamo trattare la pressione dell'occhio, perché qua si va nella follia. Ma è ovvio che possiamo considerare, e non soltanto nei pazienti che sono stati operati 7 volte e hanno 50 di pressione, sono ciechi, e poi dire gli ho dato questa cosa ma non serve a niente. Ecco, cercare di utilizzare la neuroprotezione tutte le volte che un paziente ha un controllo della pressione che definiamo subottimale, perché peggiora ancora, nonostante appunto un apparente controllo del tono stesso. È necessario scegliere il trattamento neuroprotettivo, però dato che cerchiamo di fare la medicina basata sull'evidenza, scegliendo molecole con evidenze scientifiche, dove si può, in base alle caratteristiche del paziente ovviamente, e cerchiamo di privilegiare dei meccanismi d'azione complementari che abbiamo più chance di beccarci. Grazie per l'attenzione. Molto bene.